Allora un premio speciale, sempre a Giancarlo Gori, con il libro La sentenza di Marco Aurelio nella Roma imperiale, di Marco Aurelio, fra religione che si fa strada sul paganesimo, emergono le gesta di un folto stuolo di personaggi, nei quali, con colpi di scena, si erge su tutti lo spirito divino. Bene, Gori, ti ho conosciuto, sei un figlio di un pittore famoso a Firenze, che sei scrittore, hai diverse qualità, quindi meglio che mai voglio sentire dalla tua viva voce per questo pubblico la storia della tua vita artistica e anche magari un pezzettino di quella del tuo padre. Bene. Beh, io sono figlio d'arte, mio padre era un pittore abbastanza conosciuto sia a Firenze che in Italia, Gino Paolo Gori, pittore delle carrozzelle, dei ciuchini, forse qualcuno si ricorda di questo artista. E io sono attore e regista e questo è il mio primo libro, il mio primo romanzo che ho scritto 3 anni fa praticamente, ma chiaramente avevo scritto molte altre opere, più che altro commedie perché io, insomma, facendo l'attore e il regista, avendo anche una compagnia teatrale, il modo migliore per esprimermi era quello, attraverso la commedia o dei drammi o dei rifacimenti anche di altre opere famose, tipo il Satirico, l'Asino d'Oro, questi testi qui. Poi nel 2008 scrissi un dramma teatrale, La sentenza di Marco Aurelio, appunto, che rappresentammo con la mia compagnia ai mercati di Traiano a Roma e al Teatro di Marcello. Però nel testo teatrale, che durava circa un'ora e venti così, non riuscii a mettere tutto quello che avevo in mente. E così il testo teatrale è sfociato in questo romanzo, ecco, sì, in cui c'è preminente la figura di Marco Aurelio, che è l'ultimo filosofo stoico e che si scontra con questa con il cristianesimo, e lui non capisce appieno questa nuova religione, ecco. Complimenti vivissimi per il tuo romanzo. E speriamo che di incontrarti nuovamente negli anni prossimi con altre tue bellissime idee e interpretazioni, anche vero, a teatro. Ecco, questo è per te, questo è tuo, tieni, questa è una statua per il nostro ricordo. Niente. Vi ringrazio e niente. Sono molto contento di questo progetto. Bene, a risentirci, Gori, chiamami, ecco, attento alla scarpa. Grazie a Gori.